Buonasera, ben ritrovati con la seconda edizione di Sport Today, allenamento al mattino e pomeriggio libero per il Bologna che si prepara al ritiro di Valles. Oggi resi noti i prezzi delle amichevoli che il Bologna sosterrà in Alto Adige, quella col Brixen, l'intero sarà 10 euro, under 15 invece sono gratis, Bologna-Caldiero 10 euro e under 15 gratis, ancora a Bressanone la partita con la Steras, intero 15 euro, under 12 gratis, i biglietti saranno acquistabili alle casse poste all'ingresso del campo. Questo per quello che concerne le amichevoli che il Bologna disputerà, ma parliamo del Bologna nel servizio di Gianfranco Parmigiani. Si ha l'impressione di vivere un'atmosfera alla quiete prima della tempesta, parafrasando l'uomo di Recanati, ovvero che dopo una fase solo frizzantina ma non tonitruante, il Bologna stia per piazzare i tanto desiderati colpi Champions, anche perché ad ora, al netto delle entrate e uscite, non c'è da fare salti di gioia, solo saltelli di fiducia, via per differenti motivi naturalmente. Sumarò, Christiansen, Salemaker, Zirkzee e con Calafiori che spinge come un locomotore verso la Premier League, entrati le giovani più che promesse Olme Cambiaghi e la certezza Miranda, per affrontare la Coppa Campioni con un po' di garra serve ben di più. Anche perché il Bologna a breve aprirà gli abbonamenti specifici per le partite di Coppa e ci si aspetta una risposta degna. Mettici in mezzo i giocatori che tornano alla chetichella all'Ovili di Casteldebole, dopo le notti per alcuni magiche, per altri tragiche di Europeo e Coppa America. Le meritate vacanze dove ci si lascia tutti un po' andare, gli allenamenti ripresi alla grande ma con un caldo che ti fa desiderare un po' di refrigerio direttamente dall'inferno. Ecco che il quadro pare, per ora, piuttosto in salita. Noi comunque si resta fiduciosissimi verso il duo Saputo Sartori, con una devozione che non è come quella verso la Madonna di San Luca, ma poco ci manca. Ecco perché attendiamo un paio di colpacci. D'altronde, sul fronte fideistico siamo in buona compagnia. Gli abbonamenti per la stagione 2024-2025 veleggiano già verso le 20.000 unità, ovvero tiraria di record almeno per gli anni 2000, perché ricordiamo che nel 97-98, quando al Dall'Ara giocava quel divinco Dino Di Baggio, si toccò quota 27.000. Dal lunedì 22 comunque il Bologna ascenderà sui monti per il ritiro. In Val Pusteria abbiamo una discreta dose di speranza che la rosa, attualmente allenantesi anche oggi in doppia seduta a Bologna, possa essere più ampia. E abbiamo parlato invece di basket, in particolare di Virtus, con Walter Fuochi nella prima edizione di Sport Today. Per la Virtus si fanno i nomi dei giocatori attualmente liberi e quindi se ne potrebbero fare i nomi per le tante altre squadre cui sono stati proposti, dal Maccabi al Bayern Monaco al Monaco. E i giocatori che non hanno ancora casa cercano casa, le loro agenzie si danno da fare, si muovono, avviano delle trattative, molte delle quali però non sfociano in offerte scritte, che sono le sole che contano, e così si va avanti a chiacchierare tutti i giorni senza che nulla accada, e questo rende così un po' inquiete le piazze tifose, perché vedono che poi le squadre non nascono, siamo indietro, siamo a metà luglio, i campionati inizieranno fra due mesi abbondanti, però insomma un certo nervosismo comincia a serpeggiare. I Grazzulli sono giocatori che la Virtus ha bloccato addirittura a gennaio, e dopodiché ha rotto col proprio club che è Trento, tutto il mondo sapeva che sarebbe venuto a giocare a Bologna, poi ha avuto un infortunio che non gli ha consentito di chiudere la stagione con Trento. Su quell'infortunio ovviamente l'acquirente ha voluto guardare dentro e quindi le visite mediche sono state molto accurate e poteva anche verificarsi l'ipotesi che il nuovo stato di salute di Grazzulis presentasse qualche problema. Così non sembra e se tutto va bene Grazzulis dovrebbe essere il primo acquisto ufficializzato, ma ripeto fu un acquisto in pratica perfezionato già a gennaio, tanto che se ne parlò di un suo innesto immediato anche in corso della passata stagione. E parliamo ora del playground del Giardini Margherita che si avvia verso la conclusione, questa sera semifinali, domani la finale, ne abbiamo parlato insieme all'organizzatore Simone Mottola.
Sicuramente nella prima parte dove il maltempo sicuramente non ci ha aiutato, la seconda e la terza settimana sono state abbastanza pesanti dal punto di vista organizzativo perché non si sapeva mai se giocare all'interno o all'esterno. Dopo chiaramente è andato tutto bene e siamo contenti perché i numeri più o meno sono quelli dell'anno scorso. Che finale sarà? Prescindere potrebbe essere una finale tra due squadre storiche come Frescomma Tei Plast. Ma attenzione alle sorprese, perché sia sempre Mindros che Campus Ricap sono assolutamente competitive, quindi mi aspetto di tutto. Ci sono stati tanti ospiti anche in questa edizione, giocatori del Bologna, giocatori chiaramente di basket del passato e non solo. Sì, assolutamente. Qui bisogna dare atto che l'aiuto che ho avuto da tanti amici che mi accompagnano da questa stagione, da Stefano Mangherini, Nicola Torrini, insomma tanti altri, ci hanno permesso sia di utilizzare il maxi schermo, che è una novità per noi fondamentale, non solo per la pubblicità, ma abbiamo mandato in onda le partite dell'Italia agli europei, faremo le Olimpiadi e sicuramente aver potuto fare con il maxi schermo le chiamate, le videochiamate con Basile, con Tanjevic, Galanda, la serata appunto dei 25 anni dell'oro di Parigi, insomma è stato tutto molto bello. Poi la sorpresa degli ultimi giorni, appunto i tre giocatori del Bologna, De Silvestri, Corazza e portierone Ravaglia, che sono rimasti, io credo, piacevolmente sorprese dall'ambiente. E non si ferma la manifestazione con il torneo di basket? Assolutamente sì, perché abbiamo ancora due serate la prossima settimana. Mercoledì 24 ci sarà Giorgio Comaschi, che ormai è un classico, un cult anche dell'estate dei Giardini Margherita, e giovedì 25, grazie ad Officina Acrobatica, porteremo il circo acrobatico ai Giardini Margherita. È una prima volta, sono molto curioso perché non è il circo con gli animali, ma è il circo appunto legato alle acrobazie che si possono fare anche con, per esempio, le biciclette. Ed è lutto a Casalecchio per la tragica scomparsa del presidente del Real Casalecchio, Paolo Tassi. Sentiamo. C'è dolore e sgomento a Casalecchio di Reno per la perdita di Paolo Tassi, 64 anni, presidente della società calcistica Real Casalecchio, deceduto improvvisamente ieri dopo essere stato punto da alcuni insetti mentre era in corso il campo estivo al centro sportivo di Via Salvador Allende a Casalecchio. Paolo Tassi lascia la moglie e il figlio. A ricostruire l'accaduto è l'amico e collega Costanzo Morena. Io sono stato chiamato al cellulare verso le 17:30-17:40. Da un mio collega dove mi aveva informato di questa tragedia, insomma, quindi 15 minuti, 20 minuti, tempo di arrivare qui, e quindi poi mi è stata fatta tutta una disamina di quello che era successo e così via. Non lo sappiamo dove è stato ovviamente punto, il fatto sta che lui ha avuto anche la forza di mandare un messaggio a Francesca, sua moglie, che a distanza di 300 metri sì o no, e gli ha risposto che arrivava, che sì, che arrivava. Dopo 3-4 minuti ho visto che non rispondeva e tramite un mio collega ha mandato un ragazzino di 15-16 anni a vedere cosa fosse successo e se l'è trovato nel suo ufficio. Disamine. Tutto è accaduto mentre era in corso il campo estivo, come pensate di organizzarvi in questi giorni? Ma noi sinceramente in campo estivo secondo me continuerà ancora, e questo per volere della moglie, della vicepresidente, ma era anche un volere suo. Oggi ovviamente no, ma si riprenderà domani. La società sta pensando a qualcosa, qualche iniziativa in ricordo del presidente? Sicuramente faremo qualcosa. Era il suo punto di forza, quello di continuare in tutti i modi, ed è quello che faremo noi, di continuare nella sua memoria per quello che comunque lui e sua moglie avevano costruito qui a Real Casalecchio. Commoventi il ricordo del sindaco di Casalecchio, Matteo Ruggeri. Io seguo ancora lo sport come delega, l'ho seguita nei 5 anni precedenti, nello scorso mandato, e Paolo era davvero una persona straordinaria che ha dedicato la sua vita anche in contemporanea ai suoi impegni lavorativi. Negli ultimi anni era in pensione, quindi si dedicava a tempo pieno al Real Casalecchio e lo faceva con dedizione e impegno, soprattutto pensando alle nuove generazioni. L'amministrazione sta pensando a una iniziativa per ricordare e in ricordo di Paolo Tassi?
penseremo certamente a un momento di ricordo, però prima vorremmo condividerlo con la famiglia, perché ancora davvero è troppo presto per decidere in autonomia cosa fare per ricordare Paolo. Ovviamente le condoglianze anche da parte della nostra redazione. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Sport Today. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.